Io non rischio è la campagna nazionale voluta dal Dipartimento della Protezione Civile per raccontare alla nostra cittadinanza le buone pratiche di protezione civile. Io non rischio si svolgerà nelle giornate del 15 e 16 ottobre. La campagna nazionale Io non rischio, fin dai suoi esordi, ha coinvolto i volontari e i volontari della protezione civile, che poi saranno nelle piazze. I materiali sono quelli classici, la linea del tempo per sollecitare la memoria dei cittadini. C'è poi la tenda delle gocce, nelle quali ci sono immagini di eventi emergenziali che si riferiscono in particolare alle esondazioni e all'alluvione. Ci sono poi le indicazioni dei comportamenti corretti e dei comportamenti non corretti nel caso il cittadino si trovi a dover fronteggiare un evento di questo tipo. C'è infine il totem del terremoto, che diventa un materiale interattivo anche con le persone che si avvicinano al gazebo e all'allestimento della piazza. La campagna nazionale Io non rischio è una campagna pensata per far conoscere ai cittadini i rischi presenti sul territorio affinché possano mettersi non in rischio, quindi io non rischio, principio e concetto fondamentale della protezione civile. Primo elemento fondamentale, ancora prima di essere operativi, è non mettersi a rischio. Da quest'anno Regione Lombardia in particolare ha chiesto il coinvolgimento delle scuole, che la scuola diventi la piazza o che la piazza venga allestita in una scuola. La campagna Io non rischio è la fase di prevenzione di protezione civile voluta dal Dipartimento e dal Codice. E il Comune, nella fase di prevenzione, può ogni giorno, periodicamente, rivolgersi alla propria popolazione, ai propri cittadini, ai turisti che vanno sul suo territorio. Durante la settimana della protezione civile, in concomitanza con la giornata internazionale per la prevenzione dei disastri naturali, i nostri volontari scendono in piazza. Il 15 e il 16 ottobre, in tutta Italia e anche in Regione Lombardia, si terranno le giornate dedicate Io non rischio di protezione civile. Non mettersi a rischio durante un evento di protezione civile è aver fatto la metà del lavoro della protezione civile.